9 pantaloni da donna portati a termine da 9 apprendisti sarti nella prova tecnica di TaylorMade. Bene, apprendisti sarti, è arrivato il momento di sapere cosa ne pensano le giudici dei vostri pantaloni da donna. Siete pronti? No. Sì. Partiamo da Cira, prego Cira. Allora, nel complesso non è male. Grazie. Però, guarda la lampo. Sì. Andava messa fino qui, c'era anche nell'istruzione. Volevo creare un gancio, volevo fare qualcosa di particolare. Sì, quando fate le cose un po' particolari, complico l'esistenza. Vi complicate la vita. Esatto. Specialmente per la prova tecnica, ok? Grazie. Giovanni. Da-da-da-da. Aia, la camminata non promette bene. Queste tasche a me non mi interessano proprio, non me ne importa niente perché io voglio vedere il lavoro fatto bene. Questa lampo, guarda che difetto fa. Non combacia, guarda, proprio veramente. L'orlo non l'ha più fatto. A mano. No, ma non hai fatto praticamente risvolto? No. Invece di perdere tempo sulla tasca, prima potevi fare. L'unica cosa che mi differenzia, nel senso che io sono un creativo. Questo ma è una prova tecnica, sulle prove tecniche vi dovete attenere al modello. Cioè, nella prova tecnica, anche se sei un creativo, devi rimanere lì. Cioè, quella è la forza, quella è la prova. Ma il giorno che lavorerai per qualcuno e starai facendo delle cose che non ti piacciono, le fai tutte sbagliate? No. No. Chi vuole stravincere delle volte... No, voglio mettere qualche cosa... Ma non devi, vabbè, tecnico, non... è tecnico. Perfetto. Non personalizzerò mai più allora. Non lo so, sinceramente, perché beccare sempre questi rimproveri non mi sembra carino. Alessandra. Alessandra, è ripartita bene. Ma come mai ti sei persa la strada facendo? Ma non ne so neanche dire cosa sia successo. Soprattutto sulla cerniera ho cominciato a sbagliare delle cose. Me ne sono accorta più o meno a metà strada che sarebbe stato uno sfacelo. Guarda, anche qua. Questa cosa qui è terribile. Terribile, anche perché manca veramente di stiratura. Io te lo boccio perché un pantalone così, senza aver finito l'orlo, ma poi non solo, guarda, guarda. Niente, non piomba proprio bene. Ho preso un cadì e non l'ho fatto cadere. Ecco, infatti, da te non me l'aspettavo, sinceramente. Hai deluso Eli di Alessandra. Elisa. Sono belle le cuciture esterne, così come le pants. Diciamo... non bene, ma neanche malissimo. Dai, per me sei sulla strada giusta. Grazie. Forza. Finalmente sono molto felice. Nagu. Il tessuto è bello, anche cade bene, originale. Devo dire che le cuciture ti sono venute abbastanza bene, ti combaciano abbastanza. Vedi, alcuni punti, però in linea di massima ci sei. Diciamo che sta incominciando ad andare sulla buona strada. Grazie. La cosa che mi è piaciuta di questa tua prova è che eri felice di farla e si vedeva tantissimo dagli occhi. Sì. E hai rischiato, che era quello che ti avevo detto di fare. Tecnicamente c'è ancora probabilmente molto da lavorare, però mi piace la tua attitudine, mi piace vedere questi occhi che brillano. Grazie. Ho scelto quella stoffa perché sapevo che sarebbe stata apprezzata da Cristina e volevo fare molto colpo su di lei. Iris. Iris, spiegami un attimo questa cintina, perché hai voluto fare una cosa a contrasto? Perché uno, mi piace fare le cose a contrasto, e due, mi piace complicarmi la vita. Però ti sei complicata la vita perché praticamente guarda questa cucitura come è storta. E lo sai, Iris, come ti sei complicata la vita ancora di più scegliendo questo colore? Sì, in più rischi di macchiarlo. E infatti l'hai macchiato. Già il bianco, non so perché l'ho scelto, detesto i pantaloni bianchi. Avevo già fatto dei pantaloni da buttare via, quindi... Gianluca. Nel complesso è un bel pantalone. Grazie. L'unica cosa, lo vedi che ti tira un pochettino? Se tiravi un pochino fuori il tessuto qua, non ti faceva questo becco. Quindi qui aggiungere un centimetro su. Sì, di tessuto. Il pantalone è bello, bravo. Mi piace tantissimo l'orlo. Non lo apriamo ancora, aspettiamo qualche puntata. Daniele. Daniele, ma a te le prove tecniche proprio non ti piacciono? Io di tecnico c'ho poco. Allora, la cintina è storta, vedi? Sì, sì. La lampo, che te lo dica a fare? Sì, quella mi è esplosa in mano mentre provo a tirarla su. Vogliamo parlare delle cuciture dell'orlo?
L'orlo non esiste. Lia. Nell'insieme ci siamo. Non è male. È solo, vi perdete sempre nella lampada perché mirate troppo questa parte qui. Lo vedi quanto ti è spostato? Lia, per me sei fantastica perché calo di zuccheri, la brioche, poi magia. Guarda qua, guarda che bel sedere hai fatto questo pantalone. Brava. Grazie. Ragazzi, con questa prova mi avete sfiancato le giudici. Loro devono raccogliere le ultime forze per riunirsi e fare un punto della situazione.